Ciao Fabio, buonasera. Buonasera. Benvenuto in casa didattica Marianna. Grazie. Fabio, mi incuriosisce una cosa. Dimmi. Cosa ti aspetti da questo corso di autogestione totale domestica? Beh, diverse cose. Prima di tutto, chiaramente, di mangiare un po' più sano. Rispetto a ciò che acquistiamo nei supermercati, piuttosto che nei discount, piuttosto che negli hypermarket, eccetera, eccetera. E poi anche recuperare un po' quelle che sono le tradizioni culinarie e gastronomiche del nostro territorio. Fabio, perché lo fai? Lo faccio primariamente per uno scopo di salute. Ecco, diciamo, ho avuto diversi problemi, sia dal punto di vista dell'apparato digestivo, ma non solo, anche problemi della pelle. Nel 2014 ho iniziato una dieta dove il mio nutrizionista mi fece un po' l'elenco di tutti i problemi a livello fisico che avevo, tra l'altro. Ecco, questa è, mi sono più contente le donne, l'eccessivo peso, ero in un'obesità di primo grado e il mio nutrizionista mi ha consigliato chiaramente di iniziare a mangiare in una maniera un po' più sana, quindi mi ha consigliato diverse verdure, anche frutta, cercare di non alimentarsi con elementi o alimenti chimicamente modificati. Per esempio posso pensare ad esempio alla pasta, oppure al pane, alle bibite, piuttosto che anche ai gelati, dove purtroppo si fa spesso uso di conservanti chimici, quindi tutta roba chimica, e non solo, anche molto altro. Quindi l'obiettivo reale è la salute. Quindi è questo che ti ha spinto, esatto, sì, a fare questo corso, esatto, qui da noi. Proseguirai con la autosufficienza domestica? Sì, certo. Certo. Purtroppo non credo che le multinazionali degli alimentari cambieranno strada, credo, purtroppo. Quindi non cambierò strada neanche io. Fabio, con noi le lobby e le multinazionali faranno la fame. Ah. E invece noi avremo una ottima e salutare alimentazione, no, io, cosmetica, certo, igiene, certo, in tutto. Io nel 2014 posso testimoniare, ormai sono 4 anni che faccio questo tipo di alimentazione. Questo corso, il motivo di questo corso è l'organizzazione e anche il tempo, diciamo, saper riuscire a organizzare il tutto in modo tale anche da avere più tempo libero sicuramente, ma anche di organizzare sia gli acquisti, ovviamente non più ai supermercati, ma cercare di andare dove si fa in maniera più naturale possibile, chiaramente. Ad esempio penso ai contadini a chilometro zero, ecco, volendo usare una frase dell'ultima ora, sia i contadini sia gli allevatori, proprio tutto a chilometro zero. Quindi cercare di far rimanere quello che è la moneta in loco. Quindi c'è anche questo obiettivo che è abbastanza, credo sia abbastanza interessante in tempi di crisi come questo. Complimenti Fabio, benvenuto e ce la farai sicuramente. Grazie. Ciao. Arrivederci.